Eccoci, siamo in diretta con una nuova storia di diversità. Pensavate fossero finite le storie di diversità, in realtà non sono ancora finite. E tra l'altro, per ricordare che non sono finite, ho fatto anche un salto indietro e ho messo una foto del grano di com'era nel mese di aprile. Di maggio, credo, ma forse mi sbaglio col periodo. Vabbè, era verde comunque e stava per diventare giallo. Stasera abbiamo con noi Antonio Petrocelli, lo vedete già in video. Ho chiesto ad Antonio, diciamo, ho invitato Antonio perché Antonio non solo è un amico della Biblioteca del Grano, del Monte Frumentario, ma è, diciamo, una persona che ha una storia di diversità interessante dal mio punto di vista e che vi vorrei far ascoltare. Intanto vi dico che il grano non è quello che vedete in foto, lo stato attuale del grano, ma il grano è giallo ed è pronto per essere mietuto. E stiamo per entrare nella settimana del camp di grano. Ieri sera abbiamo lanciato il programma del camp di grano, che trovate sulle pagine Palio del Grano, Monte Frumentario e sulla pagina web campdigrano.it trovate anche non solo il programma, ma anche il modulo per poter partecipare al camp di grano. Un camp di grano che sarà comunque diciamo rispettoso di quelle che sono le norme che dobbiamo rispettare in questi mesi, in queste settimane, ma che comunque non ci siamo, come dire, non ci siamo voluti privare del camp di grano, e quindi questa settimana sarà vissuta più o meno come gli altri anni. Certo, non ci saranno assembramenti particolari, però in qualche modo vivremo le attività del camp. Antonio, benvenuto nella Biblioteca del Grano. Faccio da cicerone e ti presento, ti do il benvenuto in questo campo curato dal Monte Frumentario e dalla cooperativa Terra di Resilienza, e che tu conosci bene, e ti chiedo, come per tutti gli ospiti, di presentarti, perché io non presento nessuno, non mi prendo la briga di presentare nessuno, perché non, come dire, mi verrebbe anche difficile, e in realtà la tua è una presentazione introduttiva, e poi utilizzeremo un po' tutta questa oretta insieme per raccontare quello che sei e quello che fai. Ciao Gepis, buonasera a tutti. Io ovviamente ti ringrazio per avermi ospitato in questo tuo nuovo format, che ho in parte seguito nelle scorse settimane, ricco di personalità interessanti, spunti interessanti. Io sono Antonio Petrocelli, sono un architetto, o meglio un urbanista. Mi occupo principalmente appunto di urbanistica, collaboro con amministrazioni pubbliche nell'elaborazione di piani urbanistici comunali o ex piani regolatori, no? per essere più chiari. Collaboro inoltre, insomma, nell'elaborazione di strategie di rigenerazione urbana e territoriale per la riattivazione di capitali dismessi. Mi occupo anche di sviluppo locale, sono un collaboratore del GAL Casa Castra, fornisco assistenza alle aziende che vogliono, elaborare progetti di investimento e cogliere opportunità di finanziamento. Sono anche un designer di progetti di impatto sociale, attraverso appunto la collaborazione con amministrazioni pubbliche, con imprese sociali e imprese private. Io ho fatto questa separazione tra le aree di attività, così giusto per definire il mio ambito di lavoro. In realtà questi sono ambiti che poi nella pratica si ibridano, si mescolano
e si contaminano, anche perché insomma le competenze che entrano in gioco, le personalità che entrano in gioco, gli obiettivi che entrano in gioco sono sempre più ampi del singolo aspetto settoriale. Quindi lavoro quasi sempre in team, sono accompagnato quasi sempre da la mia collega, compagna, Maria Laura Embriaco, che qui rappresenta... Che salutiamo, che in realtà fa il lavoro, tutto il... Fa il lavoro sporco, diciamo così. E, poi magari nel dettaglio dei progetti avremo modo anche di spiegare questa mescolanza, questa ibridazione tra le mie aree di attività. Allora, ecco, un po' uno dei motivi per cui sei qui questa sera è sicuramente la mescolanza, quella mescolanza di cui hai accennato adesso. Però un tema da tenere in considerazione nella chiacchierata con te è sicuramente quello dello spopolamento, giusto? È un tema del quale abbiamo parlato spesso, tra l'altro in alcune delle chiacchierate precedenti che abbiamo fatto con altri ospiti abbiamo già accennato al tema, in particolare con un nostro caro amico in comune, con Liviano, ne abbiamo parlato, abbiamo dei progetti, diciamo, e delle discussioni che in comune, no, insieme a Liviano e ad altri amici e professionisti che lavorano e vivono nel territorio. Però il tema dello spopolamento, tu e Maria Laura, in qualche modo, diciamo, l'avete trattato anche con degli approfondimenti importanti, no? E tu in particolare ti chiedo di parlarci e di raccontarci un po', vado a recuperare un materiale che avevo preparato per questa cosa, che riguarda lo spopolamento e si chiama Stop Spopolamento, mi confermi? Sì. Ok, eccolo qui, perfetto, l'avevo sono preparato, hai visto? Sì, non lo vedo. Vedi che sono preparato? Aspetta che lo vado... Ho studiato, bravo. Allora, parlaci un po' di questo... Allora, stop spopolamento, sì, diciamo è un... Come dire, è un grido, è un grido d'allarme. Noi abbiamo provato in questo studio a quantificare lo spopolamento, a dare dei numeri allo spopolamento. È nato per gioco, nel senso che stavamo lavorando su altro, stavamo analizzando dei dati demografici di alcuni comuni della mia zona, la provincia di Isernia e Molise, e diciamo la drammaticità di questi dati poi ci ha spinto ad approfondire l'argomento. Quindi che abbiamo fatto? Partendo dai dati demografici mi pare questi sono 31 comuni, della provincia di Isernia, appunto, dati demografici dei censimenti Istat dal 1971 al 2017. Quindi con la base di questi dati, utilizzando il metodo di stima della regressione lineare, che è un metodo di proiezione... Raccontacelo un po', perché sì. Spiegacelo in parole commestibili questo metodo. Diciamo un metodo statistico di stimare un trend nel tempo. Quindi, quindi come dire, abbiamo dato questi numeri, ovviamente non abbiamo fatto a mano la formula, ma con l'aiuto di software di calcolo. E anche qui, oltre a me e Maria Laura, ha collaborato allo studio un collega, Ludovico Frate, che è un esperto di programmazione di politiche forestali. E quindi cosa fa questo? La regressione lineare proietta nel tempo il trend, quindi mettendo come dati di base i numeri dei censimenti del 1971, 81, 91, 2001 fino al 2017, diciamo la formula è in grado di trasferirci quando si arriverà allo zero demografico. E come potrai vedere, questi numeri qui sulla mappa per alcuni comuni sono abbastanza allarmanti. Per Castelverrino, che è un comune di circa 300 abitanti,
lo zero demografico è previsto per il 2036. Poggio Sannita, che è un comune che io non mi aspettavo, insomma, di leggere questi risultati, perché c'è anche, diciamo, una certa vivacità. Lo zero demografico è previsto nel 2038 e così via per una serie di comuni. Ora, sì, si vedono. Sì. Sì, io qui ho utilizzato, abbiamo utilizzato, insomma, dei colori semaforici, quindi dove tu vedi il rosso significa che il trend demografico è fortemente negativo, l'arancione è meno negativo ma comunque critico, poi c'è il giallo che è, diciamo, intorno al più o meno stabile, e gli unici comuni in verde sono quelli che registrano un saldo positivo di popolazione, sono quelli, vabbè, c'è il centro, il polo di riferimento dell'area che è Castel di Sangro, che è tra l'altro in Abruzzo, e è dove il Napoli andrà a fare il ritiro quest'anno, concedimi questa piccola. Ok. E il comune di Fornelli, che si trova, insomma, a pochi chilometri dalla cittadina capoluogo di provincia di Isernia. Altro dato che viene fuori è l'indice di vecchiaia, che è un altro indicatore demografico che mette in relazione la popolazione anziana con la popolazione giovane, cioè ci dice quanti anziani over 65 ci sono rispetto alla popolazione under 14. Qui ci sono comuni dell'altissimo Molise, quindi Capragotta, queste zone qui, dove si sfiora il 1000% di indice di vecchiaia, cioè per ogni 100 giovani, quindi per ogni 100 under 14, ci sono 1000 e più over 65. Quindi un elemento sicuramente da tenere in considerazione per gli anni a venire, no? Significa che non c'è un ricambio generazionale, significa che non si insediano nuove famiglie, e significa che se non si interviene, noi abbiamo parlato tanto di innesti, di nuove residenze, no? Se non si interviene in qualche modo, si arriverà a quel fatidico zero demografico che noi a fatica abbiamo messo e ci auguriamo che insomma venga smentito. Ma insomma, se passami il termine, se l'andazzo è questo, insomma, se non si interviene, questa è la situazione. A parità continuando su questo trend, su questo passo, senza interventi, si andrà incontro a questa situazione qua. Lo stesso studio l'abbiamo riproposto per l'area del Cilento. Te lo stavo chiedendo adesso. Sì, esatto, l'ho studiata anch'io. E, diciamo, c'è una differenza tra le aree, che è innanzitutto di densità abitativa. Cioè in Cilento vive più gente di base rispetto alla mia zona in Molise. Per parlare in termini pratici, in un ettaro di territorio in Molise io incontrerò 0,3 persone, in un ettaro di territorio in Cilento ne incontrerò quasi lo 0,9, quindi un numero tre volte maggiore. Quindi si parte sicuramente da una densità di popolazione più elevata. Okay. E potrai vedere, insomma, che anche ci sono molti più comuni in verde o in una situazione che sembra meno critica. Questa è la zona costiera, e su questo potremmo parlare, come dire, un'intera giornata su quanto poi le residenze in seconde case che influenzano i dati demografici. Quindi probabilmente, questo io mi auguro di no, ma probabilmente lo è, i dati sul Cilento costiero sono influenzati, a parte qualche centro tipo Agropoli, che è comunque cresciuto negli ultimi anni, oppure Sapri, che magari sono centri di più grandi dove ci sono dei servizi, dove ci sono, ok, esatto,
Ma NS sta per non stabilito, giusto? No, si sta per non scompare, almeno fino al 2020. Ah, e Caselle in Pitta è uno tra questi comuni che sta... Tra l'altro a Caselle diciamo le nascite sono negli ultimi anni sono importanti. E mi fa piacere questo. È tra quei comuni che insomma non si prevede di andare sullo zero demografico. Comuni più critici da questo punto di vista in Cilento sono quelli di Valle dell'Angelo. La data è intorno al 2050 più o meno. Valle dell'Angelo, Sacco, Laurino, Piaggine, diciamo il Cilento più interno, diciamo così, è quello che mostra i dati più critici dal punto di vista demografico. Ok, per esempio, ma non ci sono tutti i comuni, giusto? Non ci sono tutti i comuni del parco, questi sono circa, forse sono una sessantina di comuni, manca la zona del Vallo di Diano, più che altro. Però non vedo nemmeno Morigerati, o sbaglio? No, Morigerati c'è. Ah, c'è, scusami. C'è. Scusami, l'ho trovato. Ok. Ok, no, lo vedo, è sopra Caselle in Pitteri, tra l'altro. Ok. Se si vogliono approfondire questi dati, possono chiedere a te, poi tu mi giri insomma la richiesta. La richiesta, ok. Non ci sono pubblicazioni, questo non è pubblicato da nessuna parte, questo studio. Allora, quello del Molise è pubblicato, su vari articoli, tra cui anche il Fatto Quotidiano ha fatto un articolo. Sì, l'abbiamo visto qualche mese fa, è uscito. Il Fatto Quotidiano è più... sono un paio d'anni. Ah, ok, scusami. Poi questo sul Cilento l'abbiamo pubblicato recentemente. Non ci sono però pubblicazioni particolari, non l'abbiamo mandato alla stampa perché insomma in Molise l'hanno presa un po' male questa cosa della data di zero demografico. Ok, capisco che può essere pesante come cosa da... Può essere fastidioso, però... Può essere fastidioso, però può essere anche una provocazione, può essere sicuramente anche un modo per ragionare, può essere un modo per capire e per riflettere, che sicuramente immagino fosse la vostra, una delle vostre intenzioni degli effetti che sperate, e soprattutto il fatto di stimolare politiche in questo, diciamo, che possano in un certo senso essere stimolate rispetto a questi numeri, e per non farli per evitare che questi numeri si realizzino in un certo senso, no? Certo, lo stimolo dovrebbe essere quello. Esatto. Potrebbe essere quello in qualche modo. Volevo un attimo giusto una breve delucidazione su questo, diciamo, su questa slide, che il grado di compromissione è quello che spiegavi prima, giusto? No, allora questo diciamo fa parte dello stesso lavoro, o meglio, è stato lo studio sullo spopolamento, è stato elaborato nell'ambito di questo lavoro che ora tu stai facendo vedere. Ok. Nel lavoro che si chiama Rio Nero 2020, laboratorio partecipato per lo sviluppo locale, noi abbiamo provato insieme all'amministrazione comunale, insieme ai cittadini, a costruire una visione di futuro per una piccola comunità di 1000 abitanti della provincia di Isernia. Perché questa cosa? Perché crediamo fortemente che le amministrazioni, le comunità debbano dotarsi di strumenti programmatici, perché che succede? Perché gli investimenti pubblici che vengono fatti spesso non generano valore aggiunto sul territorio, non sono realizzati all'interno di una strategia complessiva più ampia di sviluppo. Quindi ogni progetto, ogni intervento segue una logica a sé. Questa carta che ora tu stai mostrando è un piccolo estratto di un'analisi sul paesaggio di questa comunità,
e rappresenta il grado di compromissione paesaggistica dei tratturi. Tu sai che il Molise, okay, è una terra attraversata dai grandi tratturi che collegavano l'Abruzzo alla Puglia, quindi queste grandi autostrade verdi, no? Dove mandrie di bovini, ovini, sì, pastori attraversavano, e quindi sono un'eredità importante ora dal punto di vista paesaggistico, ma anche, come dire, per stimolare forme fruitive del territorio alternative, lente e sostenibili. Quindi che abbiamo fatto? Noi lavoriamo con la cartografia, con i dati geografici, quindi noi abbiamo capito come si compone adesso il suolo tratturale, cioè cosa c'è, dove c'era il tratturo, dove c'era l'erba, adesso cosa c'è, e quindi dove ci sono due situazioni diverse. C'è quello in alto, che è il tratturo Castel di Sangro-Lucera, che ha un forte grado di compromissione paesaggistico, più che altro per l'avanzare del bosco, che ha ricoperto il tratturo, lo ha reso quasi irriconoscibile. Su questo tratturo è nato un paese, è una frazione del comune di Rionero Sannitico, per cui io ho lavorato, e quindi in parte questo tratturo è stato anche asfaltato, no? È diventata la strada di accesso al paese. La situazione è diversa per l'altro tratturo, Pescassero di Candela, dove, come dire, la superficie a prato è rimasta, c'è ancora la pratica, non della transumanza ovviamente, ma c'è la pratica del pascolo, che tiene ancora, come dire, rende ancora riconoscibili queste aree. Questa, appunto, ti dicevo, faceva parte di un'analisi territoriale più ampia che ci ha portato... Senti, vai, finisci e poi ho una domanda da farti. Un'analisi territoriale più ampia che ci ha portato poi a sviluppare, tramite sopralluoghi pubblici, incontri pubblici, confronti con l'amministrazione, delle progettualità da attuare nell'ambito della programmazione attuale, quindi nell'ambito dei bandi GAL, nell'ambito della strategia aree interne. Questa è una delle aree di sperimentazione della strategia aree interne, e di tutta un'altra serie di opportunità. Quindi per dare una logica complessiva all'operato non solo dell'amministrazione, ma anche di chi vuole investire sul territorio. Ok, nella logica... Sì, sei stato chiarissimo, e tra l'altro, come dire, lo studio credo sia veramente molto interessante per quello che dicevamo prima e per attivare quelle discussioni sulle politiche e sulle scelte da fare, ecco, i bandi, tutte le politiche sulle aree interne, ma anche tutte le scelte diciamo che vanno fatte rispetto alle comunità, alle nostre comunità poi alla fine. Io vado avanti con le altre, diciamo, con gli altri argomenti, anche perché ne abbiamo un po', e non vorrei approfittarne per raccontare le cose belle e utili che porti avanti insieme a Maria Laura. Non ce lo dimentichiamo mai, perché questa è una cosa fondamentale. Andrei a far vedere adesso questo invece, il censimento del patrimonio edilizio della comunità di Rionero Sannitico. Ti prego di stare in una logica anche, come dire, di esempio per le altre comunità. In questo caso parliamo di una comunità, ma è importante che chi ci segua, ma in generale il ragionamento possa poi essere portato anche rispetto ad altri territori, ad altre comunità. Certo. Questa analisi qui fa parte del lavoro di cui ho parlato finora. Lo studio e il lavoro sono separati, sono nati, diciamo, sotto la stessa
ala, come dire, ma sono due cose poi distinte. Allora, come dicevo, quando ho fatto la mia presentazione, ci occupiamo di strategie di rigenerazione urbana, urbana e territoriale, per il rilancio, il recupero, la riattivazione di capitali territoriali in abbandono, dismessi, in disuso, in degrado. Quindi anche qui abbiamo voluto quantificare le abitazioni inutilizzate di questo comune, che conta 5 frazioni. Questa è la mappa del capoluogo, diciamo così. Abbiamo quanti abitanti? Un migliaio di abitanti, 300 immobili in disuso. In disuso totale o parziale, okay? Magari ci sono situazioni in cui un immobile è utilizzato per metà, per un terzo e così via. Allora, quindi il censimento cosa fa? Individua innanzitutto la tipologia di edificio, quindi se si tratta di una residenza monofamiliare, bifamiliare, se è una casa isolata, se è una casa che si trova in un contesto storico, se è un edificio pubblico, se è un edificio rurale. Quindi una prima classificazione rispetto alla tipologia, una seconda classificazione rispetto allo stato di conservazione, quindi dal degrado ad una possibilità immediata di utilizzo, il grado di utilizzo, quindi se l'immobile viene utilizzato parzialmente solo in un determinato periodo dell'anno o è totalmente inutilizzato. E a cosa serve questo studio? Noi adesso ne stiamo facendo un altro per un altro comune, sempre in Molise, e stiamo affrontando il ragionamento di tu sai che ci sono adesso una serie di incentivi per il recupero architettonico, il miglioramento sismico delle abitazioni. L'idea che noi vogliamo portare avanti è quella di attivare una manovra di comunità, cioè non un intervento di ristrutturazione, ma più interventi, ovviamente per le persone che intendono investire, no? Che intendono recuperare il proprio immobile, ma è molto vantaggioso farlo in questo periodo. Quindi mettere insieme chi vuole investire nei centri storici, chi vuole recuperare immobili, e appunto recuperarli, ma anche pensando ad una nuova destinazione d'uso. Cioè noi non possiamo più pensare che nei centri storici si torni a vivere come si viveva tanto tempo fa. Le abitudini sono cambiate, abbiamo bisogno del parcheggio, abbiamo bisogno di case anche efficienti dal punto di vista energetico. Spesso i centri storici hanno delle difficoltà a garantire questi aspetti, quindi offrendo, diciamo, varie possibilità di riutilizzo, dalla residenza alle strutture per l'ospitalità, ma anche a strutture per lo smart working. A Castel del Giudice, ma dove stiamo lavorando adesso, ma anche in altri comuni, pensa a quanti locali utilizzati come deposito sono inutilizzati e si prestano bene a creare delle postazioni di co-working, di smart working, ovviamente affiancati a investimenti pubblici sulla banda larga, ad investimenti pubblici magari di accessibilità migliore ai contesti storici. E anche in questo caso, oltre a suggerire degli interventi privati, stiamo supportando l'amministrazione a sostenere questi interventi tramite progettualità pubbliche, che possono riguardare la messa in sicurezza di alcune parti del centro storico, che ora versano in stato di degrado, la riqualificazione di spazi degradati che poi possono prestarsi magari a dei circuiti fruitivi, e degli spazi
anche per le aziende locali. Castel del Giudice ha, io mi riferisco a Castel del Giudice, tu avevi, mi avevi chiesto di ampliare, ma ovviamente il discorso vale per tutti. Sì, sì, chiaro. Ovviamente ci possono essere aziende locali che possono insediarsi in queste zone, e il discorso vale in particolare per Castel del Giudice perché ha una zona industriale dove ci sono diverse, diverse attività economiche che non hanno magari uno spazio commerciale espositivo. Quindi pensare di riattivare un centro storico attraverso un mix di funzioni, quindi la residenza, il lavoro, il commercio, gli spazi associativi, può essere, come dire, una chiave per fermare il declino e l'abbandono del, appunto, dei, dei centri storici, facendo rete tra amministrazione e comunità e facendo sistema tra investimenti pubblici e investimenti privati. Senti, il allora, prima, come prima, c'è un commento. Innanzitutto volevo un attimo andarti a prendere un commento che devo recuperare sulla, su una delle condivisioni che abbiamo fatto. C'è Tony Viterale che dice: anche noi come associazione Cilento Youth Union abbiamo svolto una rilevazione di contenuto simile e hanno trovato, diciamo, dei dati diciamo simili, rilevando una tendenza di crescita dell'indice di vecchiaia direttamente proporzionale al grado di marginalità. Poi come dire, conferma lo studio. È giusto per, come dire, per dire che la vecchiaia è sicuramente uno degli indici. C'è anche una delle cose che mi andava di chiederti rispetto allo spopolamento, ma anche rispetto a questa, a questo, diciamo, a questo studio, a questa ricerca che avete fatto su, sugli edifici, è se vi capita di avere privati che chiedono, che vi chiedono di poter utilizzare questi dati, privati, aziende, che vi chiedono di poter utilizzare questi dati per, diciamo, fare delle, diciamo, per utilizzarli nelle azioni di redesign, di diciamo, di progettazione loro. Allora, c'è una domanda di smart working out che abbiamo rilevato quando insomma abbiamo presentato questi risultati, e quindi molti giovani chiedono di poter fruire di spazi dove poter lavorare in tranquillità, dove passare qualche giorno in più quando si torna dall'università, quando si torna per le vacanze, ma anche, come dire, per offrire un'opportunità reale, no, a chi decide di tornare in questi luoghi, offrire uno spazio di lavoro a canoni sociali, perché di questo si parla, offrire, come dire, non a prezzi di mercato ad un ragazzo che è appena tornato dall'università e vuole insomma addentrarsi nel mondo del lavoro, nel libero professionismo. Quindi favorire questo ritorno sul territorio e farlo appunto attraverso la dotazione di spazi per il lavoro. C'è una domanda di edifici da ristrutturare, c'è una domanda di aziende, di imprese, c'è una domanda di imprese anche dovute al fatto che il meccanismo dell'ecobonus permette, permette al privato di trasferire il suo bonus all'impresa. Non so se... Okay. E quindi per il privato è vantaggioso. L'impresa, che devo essere sincero, deve essere, come dire, deve poter anticipare delle somme, no? E deve avere la possibilità, la capacità di saper aspettare il ritorno economico. Però c'è una domanda proprio dovuta appunto da questa possibilità che è anche recente. Per il privato di trasferire i crediti all'impresa, quindi diciamo il vantaggio del privato di non spendere,
diventa un vantaggio anche che per l'impresa che può investire, no? Può pensare a, non solo poi alla ristrutturazione, ma anche magari all'acquisto e poi a progetti di vendita, a progetti immobiliari, insomma. L'importante in questi processi è la regia pubblica, perché la regia pubblica fa sì che non si mettano meccanismi, come dire, di speculazione, diciamo così. Senti, vado a prendere un altro paper, un altro pezzo di ricerca che avete svolto a Rio Nero, per farci raccontare invece questa che poi è un pezzo di percorso che parla anche di quelle che possono essere i temi che si intersecano, come il turismo di comunità, lo sviluppo rurale, la rigenerazione urbana, no? Tutti temi che poi si vanno ad aggiungere. Il welfare, per esempio, una cosa che ti chiederei è il welfare community, no? Oppure cosa ne viene fuori in tutto questo ragionamento rispetto ai paesaggi, non al paesaggio soltanto, ma ai paesaggi, a tutti i paesaggi che poi si incontrano all'interno di questi studi. Ma il paesaggio è lo specchio di una comunità, no? Il paesaggio ci racconta la comunità cosa sta facendo, cosa ha fatto. È una componente fondamentale, perché è un aspetto quindi innanzitutto identitario, cioè una comunità si identifica nel suo paesaggio, e noi stiamo assistendo, diciamo, ad una semplificazione del paesaggio. Il paesaggio nelle aree interne tende ad omologarsi, tende ad essere tutto uguale per via dell'abbandono delle attività agricole, delle attività tradizionali, e quindi una rinaturalizzazione di queste aree. Il bosco si rimpossessa di paesaggi agricoli, rendendoli omogenei, e quindi cosa succede? Si ha una perdita ovviamente estetica perché data da alternanze, no? Da mescolanze di tessere di paesaggio. Si ha una perdita di biodiversità, perché si semplifica appunto la trama del paesaggio, diventa più semplice. C'è una perdita di valori culturali dovuti all'attività, al saper fare di una comunità, che viene tra virgolette cancellato. E quindi noi abbiamo lavorato qui cercando di incidere anche sul paesaggio attraverso soprattutto la riattivazione di aree rurali. Quindi le aree che vedi in giallo sono aree che dovrebbero comporre un parco agricolo. La particolarità di queste aree è che sono per la maggior parte di proprietà pubblica, quindi si è fatto un lavoro di censimento anche dei terreni pubblici per capire come l'amministrazione potesse incentivare questo processo, perché l'amministrazione in questi casi deve facilitare, no? Deve facilitare le pratiche, la possibilità di fare impresa in questi territori. E l'altro aspetto che riguarda il paesaggio è quello di cui abbiamo parlato sul recupero paesaggistico dei tratturi, per cui tra l'altro c'è un CIS, cioè un contratto istituzionale di sviluppo che ha firmato Conte con la regione Molise, che dovrebbe riguardare anche queste aree. E poi c'è un paesaggio, culturale anche, no? Quindi abbiamo provato ad individuare aree dove si potesse raccontare la cultura del luogo. Se vedi l'immagine
riporta uno spazio su un tratturo da adibire a giardino delle erbe tratturali. C'è un itinerario fruitivo lì proposto per collegare queste aree, ma diciamo la particolarità di questo master plan, diciamo così, è questa matrice di finanziabilità che tu trovi in basso. Cioè queste indicazioni progettuali che noi abbiamo costruito non, come dire, solo dietro la scrivania, ma confrontandoci anche con la comunità, è stato un lavoro abbastanza lungo, di oltre un anno, e dove ogni singola azione trova un riferimento, come dire, finanziario, quindi la possibilità di essere realizzato tramite dei canali di finanziamento. Okay. Come dire, non è facile, come dire, rispettare questa tabellina di marcia, no? Però una visione per il futuro, cioè io, questa comunità, dove vuole andare, cosa vuole realizzare, su quali temi vuole investire. Quindi questo è un po', secondo me, il valore che maggiore di questo lavoro. Senti, ti devo provocare un attimo prima di andare avanti, e ti volevo... perché il tempo vola e quindi c'ho varie cose da toccare. Allora, tu sei un innesto, no? Mi piace definirti così, come altri che si sono innestati all'interno della nostra comunità. E tra l'altro gli innesti sappiamo che possono prendere, si dice volgarmente in dialetto, possono prendere o non prendere, cioè possono funzionare o non funzionare. Cioè un innesto che è preso, però sei un innesto che, come dire, prima te lo dicevo fuori onda, tra virgolette, ti dicevo che una delle cose che mi piace condividere con chi ci sta ascoltando è il fatto che tu sei venuto dal Molise a vivere nel Cilento, vivi stabilmente qui, però continui a fare delle cose nel Molise e fai cose qui, quindi... diciamo, conservi questa doppia azione che fa bene al Molise e molto probabilmente fa bene anche al territorio che è la tua seconda casa, perché è un arricchimento, cioè nella diversità di osservazione che fai tu da professionista, non ti avviti in un'unica condizione, ma scambi, e questa secondo me è una gran cosa. E poi soprattutto c'è il fatto che, come dire, si riesce a prendere le cose migliori di questi dei due aspetti. Quello che ti volevo, cioè la provocazione che ti volevo fare è questa. Cioè, innanzitutto, se quello che ti ho detto è vero, cioè se lo ritieni, se, come dire, se ti trovi con le mie parole, e quanto questo è un, diciamo, è un bene e ti porta valore. Ma è sicuramente un valore, e non ti nego che scambio, come dire, cose, spunti interessanti che rilevo in Molise, cerco in qualche modo di trasferirli qui e al contrario, e, come dire, è un arricchimento anche per me, perché io in Cilento, devo essere sincero, ho trovato una bella vivacità. Ovviamente un bel territorio dal punto di vista paesaggistico, ambientale, enogastronomico, e questo insomma è chiaro a tutti. La cosa che mi piace del Cilento è questa vivacità dal basso, no? Queste situazioni che avete creato voi, il Monte Frumentario, Transluoghi, no? dell'amico Liviano, altre situazioni sparse qui in giro per il Cilento. Cioè io a Mariala ogni tanto viene fuori una situazione nuova in Cilento, una persona nuova che conosco, e con Maria Laura dico proprio questo, ma da dove escono tutti questi queste novità, no?
è come dire, io riporto molto, molto di quello che vedo, lo racconto molto di quello che vedo qui in Cilento, in Molise, e come sai racconto molto di Molise anche in Cilento. Mi piace continuare ad avere un piede, come dire, a casa, perché credo, insomma, credo nella rinascita un po' di questi territori, e il mio obiettivo è far parte di questa rinascita, no? Cioè non assistere da spettatore, ma in qualche modo contribuire, sia in Molise e sia in Cilento. Se devo fare dei parallelismi, devo dire che sicuramente il Cilento, per alcuni aspetti, è un territorio più preparato, che ha un'identità più forte. Cioè, voi dite sono cilentano, no? E questo è un fatto, come dire, non dici sono della provincia di Salerno, dici sono cilentano. E questo è un fatto identitario, no? Che esprime bene l'attaccamento che voi cilentani avete sul territorio. E sento spesso di cilentani che, come dire, vogliono tornare in Cilento, sono più entusiasti di vivere in Cilento. Probabilmente questa identità, questo attaccamento più forte, fa sì che anche l'entusiasmo di vivere in una determinata area magari sia maggiore e porti a poi ad attivare delle iniziative. Non so a cosa può essere riconducibile questa cosa. Sicuramente l'identità, mi viene da dire che è un fatto legato anche al Parco Nazionale. Cioè aver sì, costituito... quindi è recente, quindi questa cosa è relativamente recente anche. Sì. Cioè aver istituito comunque un ente, ora si può essere, come dire, nel bene o nel male. Però che racchiude questa comunità sotto un unico, tra virgolette, marchio, ma sotto un unico territorio, credo sia il vantaggio maggiore del parco. E poi, come dire, anche dal punto di vista, parliamo spesso, no, di attivare delle forme di turismo delle aree interne, in Cilento, come dire, si parte da una situazione di vantaggio, perché in qualche modo si è già abituati a fare turismo. In Molise, come dire, siamo più, siamo meno pronti, ma probabilmente si sta sviluppando un'identità anche lì, ci pensavo oggi, su questo fatto che il Molise non esiste. Cioè, io ultimamente leggo dei vari post... È la forza delle narrazioni, è la forza delle narrazioni nate anche per caso, Cioè, io leggo post di amici con la foto di un paesaggio molisano, bellissimo, con il commento, no, non esiste, no, per essere ironici. Quindi attorno a questo fatto di, come dire, di non riconoscibilità, forse si è attivato in qualche modo una rivalsa che spero venga fuori e che spero guidi, come dire, il Molise e il Cilento, insomma, in questo percorso di rinascita, di ribaltamento della storia economica e locale, insomma, sociale ed economica locale. Il periodo è buono, secondo me, perché, come dire, anche rispetto al periodo che stiamo affrontando, no? Molte persone sono tornate al sud, continuano a lavorare dal sud per imprese del nord, e quindi cerchiamo di trasformare questa dinamica in un'opportunità reale, offrendo condizioni, come dire, ai giovani, come parlavamo prima, di spazi di lavoro, ma anche spazi di confronto, no? Nei nostri discorsi parliamo di quanto è importante favorire il confronto, no, tra i soggetti, le amministrazioni. E quindi un appello, come dire, per le amministrazioni è di aprirsi a questi soggetti, aprirsi a chi vuole apportare innovazione, novità ai territori.
come dire, sfruttando tra virgolette le opportunità del momento, ma anche le opportunità legate a diversi stili di vita che si stanno affermando, no? Certo, Tutti certo. questi Senti, andando nella parte, perché siamo nella parte finale, se hai seguito qualcuna delle dirette precedenti, saprai che io alla fine chiedo un hashtag, chiedo, diciamo, una parola o più parole unite in un hashtag, da associare a questa conversazione. Ecco, prima di andare verso un altro argomento che ti volevo chiedere. Ti annuncio questa cosa, quindi l'ultima cosa che ti chiederò sarà questo hashtag. Adesso ti faccio vedere un altro, come dire, un altro, una pagina, che tra l'altro ho avuto anche, la fortuna di, diciamo, di lavorare con te, e salutiamo, Maria Grazia Merola, e Maria Maura, in questo caso salutiamo tutta la comunità e i ragazzi di Futani. Bene, raccontiamo un po' Hub della conoscenza, raccontiamo un po' questo progetto, questo esperimento che avete fatto. Intanto mi è caduta una prugna sul computer, sono sotto un albero di prugne. Sono Va bene, vai. mature almeno. Eh sì, no, Ti si è deve cadere in schiantata sul. testa. Ti deve cadere in testa. Vai. Allora, un progetto un paio d'anni fa, giusto, che abbiamo Sì, realizzato a un paio. Futani, Sì. che abbiamo ideato appunto con Maria Laura insieme alla cooperativa Effetto Rete. E come dire, na nasce da un'esigenza, nasce dall'esigenza, quindi anche un'esigenza barra criticità, chiamiamola come meglio crediamo, di coinvolgere le giovani generazioni, come dire, nei processi di trasformazione territoriale. Quindi capire, abbiamo attivato dei laboratori dove, come dicevi, hai collaborato anche tu. Che avevano una serie di obiettivi, ovvero parlavamo prima di paesaggio, no? E quindi capire che il paesaggio è, come dire, non è un panorama che si ammira, ma è una costruzione sociale, un costrutto sociale che viene fuori dalle dinamiche di interazione tra uomo e natura, tra uomo e ambiente. Quindi incidere, come dire, su un paesaggio è un aspetto importante, no? Della vita di una comunità. Si può incidere positivamente e si può incidere negativamente. Quindi capire già, abbiamo provato a ragionare con i ragazzi giovanissimi, tra l'altro, su questi temi. Il secondo laboratorio, abitare il XXI secolo, diciamo, aveva proprio come obiettivi quello di capire le opportunità del nostro tempo, no? Abbiamo parlato di co-working, abbiamo parlato di riappropriazione, rigenerazione di spazi, di luoghi identitari. E poi queste pratiche, diciamo, le abbiamo convogliate nel terzo laboratorio, ovvero rigenerare un luogo, dove insieme ai ragazzi abbiamo individuato un luogo della comunità in abbandono e l'abbiamo rimessa a posto, insomma, con dell'attività manuale vera e propria, quindi cartavetro, martelli, trapani, coinvolgendo i ragazzi appunto coinvolgendo direttamente i ragazzi nella trasformazione di un luogo del proprio paese. L'ultimo laboratorio, che è quello che hai curato tu, raccontare il territorio, no? Quindi tutti gli aspetti legati alla narrazione, de dell'importanza di questi aspetti, soprattutto per, come dire, per definire degli immaginari. Su questo mi soffermo un attimo perché qualche giorno fa ho letto un articolo molto interessante di Vito Teti che riguardava appunto la differenza di immaginario tra gli emigranti di 50 anni fa e gli emigranti di oggi. E l'immaginario era diverso. Beh, l'emigrante di 50 anni fa sognava il ritorno, perché nel suo immaginario, seppur la vita in paese
come dire, era sofferta, no, dal punto di vista soprattutto economico, ma era viva socialmente, c'erano dei legami comunitari, c'erano delle tradizioni religiose che poi hanno trasferito anche nei paesi dove... Nei paesi che li hanno ospitati, certo. Spesso nei giovani oggi l'immaginario è diverso e come dire, tornare nel proprio paese quando si è legati ad un immaginario, come dire, più spento, con meno entusiasmo, meno attività, meno socialità, ovviamente è più difficoltoso. Quindi è più una sconfitta che un riscatto, è più una sconfitta, esatto, che una ricerca del ritorno. Sì, anche perché chi spesso, per esempio, la costruzione di una casa era il motore per farti ritornare, spesso era il fatto di riscattare la condizione dalla quale partivi. Nel caso di oggi è un po' più difficile storicizzare queste sfide, no? Andare proprio a lavorare su quali sono le sfide contemporanee rispetto ai anche perché, come dire, è molto, ti ho interrotto ma ti lascio continuare subito, è molto legato ai valori da storicizzare, ai nuovi valori da storicizzare molto probabilmente. Vai. No, cioè, e quindi credo che un po' con questo progetto, diciamo a posteriori, forse abbiamo lavorato un po' anche sull'immaginario, no? Provando a fare incontrare le generazioni, provando insomma, a far scambiare informazioni dalle persone, come dire, personaggi storici del paese con le nuove generazioni, proprio magari per lavorare, è importante lavorare sull'immaginario e sulla, sì, percezione che si ha della propria comunità. D'accordo. Guarda, ho un ricordo bellissimo di questo, dico giusto una parola, solo perché sono stato coinvolto, un ricordo molto bello ed è stato uno dei laboratori che più mi ha fatto capire quanto il lavoro che stiamo facendo sia importante, anche perché sono rimasto in contatto con alcuni dei ragazzini, ragazzi oggi direi, che allora parteciparono, e li ho ritrovati, qualcuno di loro l'ho ritrovato anche successivamente, con un vigore e una voglia di conoscere e di fare rispetto al proprio territorio che mi ha colpito, e soprattutto è questo fatto di ascoltare il proprio territorio, ascoltare le pietre del proprio territorio simbolicamente, quindi ascoltare le persone anziane che sono stipate nelle pietre del nostro territorio e che vivono qui con un punto di vista che noi, diciamo, che non abbiamo, ma che non dobbiamo ascoltare per coltivare in quanto punto di vista da alimentare per noi, ma punto di vista che arricchisce il nostro punto di vista futuro, quindi arricchisce l'immaginario, quello che possiamo costruire come immaginario, non che dobbiamo, come dire, andare verso il vecchio punto di vista, ma dobbiamo tenerli tutti per riuscire ad avere dei punti di vista più ricchi e più complessi positivamente. Senti, è arrivato il tempo di chiederti l'hashtag, perché, come dire, quest'oretta insieme è volata e ti devo chiedere l'hashtag che vuoi associare, che ti va di associare a questa chiacchierata. Allora, noi abbiamo parlato di spopolamento, no? Quindi io ovviamente ho pensato ad una parola che secondo me è fondamentale per smentire quelle date lì, e che in qualche modo ho visto che funziona. La parola è il coraggio, cioè bello. Cioè, io dico quando leggo, io parlo spesso di amministrazioni pubbliche perché è con loro che mi interfaccio di più dal punto di vista professionale. Allora, quando io leggo sulla stampa locale, sui giornali locali, insomma, che si fanno degli annunci perché si fa la manutenzione di una strada comunale, oppure si realizza, come dire, si fa la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, si fa passare, come dire, questo intervento per un agire politico. Ma questo non è agire politico, questa è, come dire, se devi
è pura amministrazione, per fare queste cose non serve. È ordinaria amministrazione. Non serve un politico, serve un burocrate, serve un commissario, un tecnico che ci dicono quando la strada va, come dire, va sistemata. La politica è altro, la politica è prendersi responsabilità, è, come dire, fare scelte sbagliando, ma prendersi la responsabilità di fare scelte. E per prendersi questa responsabilità ovviamente ci vuole coraggio, ma è una parola che, voglio dire, va bene anche per, se penso a voi, se penso al Monte Frumentario, io credo ci sia tanto coraggio, no, in quello che è stato fatto, investire, come dire, in modo così importante, in un territorio, credere così tanto nel riscatto legato all'agricoltura, al mondo rurale, è senza dubbio un atto di coraggio, e quindi mi sembra la parola più appropriata per chiudere questa bellissima chiacchierata. Bene, bene, grazie Antonio. Grazie del tuo tempo, grazie delle condivisioni che hai fatto con noi, ed è stata veramente una, come dire, una chiacchierata ricca di spunti e di informazioni utili. Ti saluto salutando anche diciamo Maria Laura e invitandovi alla, diciamo, alla Biblioteca del Grano, e ricordo sulla pagina del Palio del Grano e del Monte Frumentario, ma sulle nostre pagine tutte, potete trovare il programma del Camp di Grano, e su campdigrano.it potete trovare il programma e anche le modalità di partecipazione. Grazie ancora Antonio, e grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao a tutti.